Buonasera. Buonasera a voi. Siamo al remarketing. Veniamo a sorpresa perché a fine giornata, senza annunciare, Rose of Puglia si è piombata qui perché volevamo un attimino capire. Ma questo laboratorio, che sembra un'orrificeria, noi siamo sempre venuti la domenica a visitarlo, dal momento in cui l'avete annunciato questa struttura, ma anche oggi la trovo pulitissima, tutta ordinata. Qual è il segreto? Allora, stiamo parlando con Christian, 7 anni, e Vito Brunetti. E qui abbiamo 7 anni junior, che in questo momento è lì che osserva il papà. Grande osservatore, anche lui molto appassionato. Come al solito noi ci teniamo sempre a tutte le attività che facciamo, di conseguenza questa è una delle tante. Un centro di restauro che avete già visto altre volte, non in piena attività, ormai siamo in piena attività, fortunatamente abbiamo dei bei pezzi di restauro e si vedono tipo questo qui meno T1 21 vetrini, molto raro, ma molto questo bello. Diciamo l'avete, è quasi completo, no? Sì, questo adesso lo stiamo riassemblando, ci mancano gli ultimi pezzi di ricambio che abbiamo rigorosamente ordinato originali. Ma l'avete portato quasi al ferro e poi... Siamo partiti da una base che era solo ed esclusivamente ferro, subito dopo abbiamo iniziato con la preparazione, lavori di lattoneria, preparazione, subito dopo verniciatura. Adesso abbiamo l'assemblaggio, abbiamo già montato tutta la parte delle sospensioni, impianto elettrico, adesso ci mancano vetri, sedili, interni. Allora, questo diciamo è il vostro pane quotidiano, no? Stiamo passeggiando in officina e vediamo finalmente il vivo del lavoro. Qui vediamo una Porsche che è... Qui vediamo una Porsche che... Come si chiama lo strumento su cui è montato? Questo è un posizionatore che ci permette di girare la macchina a 360 gradi e di conseguenza... Questo è l'arrivo della macchina da noi. Quindi vi è appena arrivata e la state un attimino... Abbiamo provveduto a una buona pulizia innanzitutto, perché come vedete noi ci teniamo tanto alla pulizia. E avete iniziato ad ispezionare per vedere quanti passaggi di vernice ci sono. Ci sono stati e quindi adesso stiamo facendo il programma per il restauro completo di questa autovettura. Quindi... passeggiando, io ho visto che avete anche altre macchine qui, se possiamo un attimino passeggiare così. Qui c'è un'altra Porsche, questa l'ho sentita in moto, ho avuto l'emozione. Un Porsche 914/6, che è 6 cilindri, una macchina molto bella. E poi qui abbiamo una Dino. Abbiamo l'Icona, questa è un Fiat Dino, motore Ferrari 2004. Anche qui sono arrivato. Macchine appena arrivate, giusto? Sì, appena arrivato. Oggi abbiamo controllato, abbiamo fatto uno stato d'uso della macchina e quindi allora io prendo appuntamento, ci incontriamo, iniziamo a capire se il lavoro che io voglio fare è diciamo fattibile presso di voi. Dopodiché passiamo a un momento in cui io vi lascio la macchina, tipo queste macchine qui, e voi iniziate a fare la commessa interna. Commessa dove... interna significa che noi la mettiamo su un ponte e analizziamo, facciamo lo stato d'uso e incominciamo a capire quale problematica può avere la macchina, che può essere di carrozzeria, come d'altronde può essere di meccanica o addirittura di interna. E poi passiamo alle varie fasi della lavorazione. Qui trovate una macchina che è in lavorazione, è stata appena verniciata e adesso stiamo iniziando ad assemblarla. Come vedete manca tutta la parte anteriore, mentre alle vostre spalle c'è una macchina che è appena uscita dalla lattoneria. Lattoneria, parliamo adesso in termini meno tecnici per noi, che lattoneria, io vedo che avete tolto tutta la vernice. Questa macchina è stata tutta quanta sverniciata, subito dopo sono stati fatti tutti i lavori di lattoneria, ossia ripristino della parte metallica, come vedi.
e adesso è pronta per fare la preparazione per la verniciatura. Ma l'ha portata a zero proprio? La macchina è stata portata interamente a zero. Ma io, allora, adesso... Questi fari e questi paraurti che vedete montati non è altro per fare l'inquadramento dell'autovettura, per capire gli spazi, le linee e tutte quelle situazioni lì. Ma io mi domando, ma voi come fate ad essere... preparati? Ora vedo un Mercedes, vedo una Lancia, vedo un Alfa Romeo, una Porsche. Cioè, per riportare le macchine a quella famosa targa oro dell'asino, avete una documentazione, avete l'esperienza, avete corsi? Cioè, come funziona? Allora, sicuramente abbiamo una grossa cultura nel mondo del restauro, però voglio precisare che su ogni autovettura viene acquistata tutta la documentazione storica e subito dopo viene riassemblato in base a quello che la documentazione dell'epoca riporta. Quindi avete una squadra di persone esperte? Abbiamo una squadra di persone esperte, siamo anche noi, diciamo, molto appassionati, perché come vi ho detto l'altra volta, ve lo ricordo, noi arriviamo a questa attività perché siamo dei collezionisti, abbiamo iniziato questa attività per gioco, alla fine l'abbiamo tramutata in industria. Ok, la cosa che mi ha sorpreso che voi vi occupate di tutto sulla macchina, perché vedo dietro un'altra autovettura su cui state facendo le attività meccaniche, quindi io che vengo qui con la mia macchina ve la lascio e voi fate a 360 gradi tutto. 360 gradi, sì. Noi siamo in grado qui di prendere una macchina con un ammasso di ruggine praticamente e subito dopo farlo uscire praticamente l'indipinta come nuovo. Christian, io sinceramente ripeto, questa venuta un po' a sorpresa, lo so che ti ho preso in contropiede, però era a conferma che i servizi che Roads of Puglia manda in onda non sono costruiti, perché noi stasera siamo venuti qua senza appuntamento, abbiamo visto le macchine in lavorazione. E ovviamente la cosa più bella è vedere che è tutto come hai detto tu dal primo giorno. Questo, riferendomi alle parole che ho detto prima, non è altro che una rivista di un Mercedes 190 SL che abbiamo lì. Ah, quella scritta da Corrado Benetti, no? Corrado Benetti, dove ci sono tutti quanti i particolari e tutta quanta la storia e anche l'assemblaggio della macchina. Di conseguenza noi per ogni autovettura, adesso vi ho fatto il caso di questa Mercedes, ma volendo potrei prendere anche quello della Lancia Fulvia, potrei prendere quello della Porsche. Una domanda, sì. Perché se io fossi un proprietario, per esempio, vi lascio una macchina di queste, vi chiederei, ok, io ve la lascio, però poi voglio una documentazione fotografica che attesta tutti i lavori che fate. Voi questo lo date come certificato, oltre alla certificazione dell'azienda, è una questione, un valore aggiunto che il proprietario a volte ci tiene ad avere. Tutte le fasi di restauro, che inizia dall'arrivo della macchina completa, al lavaggio della macchina e subito dopo allo smontaggio, poi preparazione e verniciatura e rimontaggio, vengono tutte quante dimostrate con un book fotografico che subito dopo noi non facciamo altro che fare un'enciclopedia del restauro. Quindi lavorate... Andiamo ad assemblare tutte quante le foto, le rileghiamo tutte quante insieme e diamo al cliente questo documento che servirà... Un valore aggiunto nel momento in cui viene venduta, giusto? Se la vuole vendere sicuramente un valore aggiunto, o altrimenti ricordare un attimino le proprie fasi di restauro della propria autovettura. Qui si sente il profumo della vernice, quindi posso essere garante che voi state lavorando e che non è fatto con il Photoshop tutto questo, ma in realtà. Quindi la realtà qui, remarketing, dove è ubicato? Dimmi l'indirizzo, perché... In chiaro, il sito vostro è www.remarketing.it, giusto? Giusto. Bene. Mentre noi siamo ubicati a Torramare, via detta della stazione, che esattamente è di fronte alla stazione ferroviaria di Bari Torramare. Quindi siete qui a Bari, in Puglia. Sì. Allora, io veramente sono emozionato stasera perché poter fare un reportage così
in Puglia di un'azienda così qualificata e vedere queste bellissime macchine e dopo la bella chiacchierata che ci siamo fatti capire che adesso a breve addirittura farete anche un corso di restauro. Abbiamo fatto l'anno scorso, quest'anno stiamo organizzando il secondo corso di restauro dedicato al professor Mangialardi, che poveretto l'anno scorso è stato con noi, poi c'è stata questa grossa tragedia della perdita in un incidente stradale. Abbiamo dedicato il secondo anno proprio a lui, ingegnere Mangialardi, questo corso di restauro, che non facciamo altro che facciamo venire ispettori ASI e anche gente molto professionista, come ad esempio sulla parte meccanica, parliamo del Politecnico di Bari, che vengono e ci spiegano come si deve fare un restauro. Allora, la domanda, quando è il primo corso? Il primo corso è quest'anno, ovviamente. Quest'anno. E ce ne saranno due? E subito dopo il secondo sarà il 9 febbraio. Su auto o moto? Auto. Auto, quest'anno è auto, l'anno scorso era moto, giusto? L'anno scorso erano dedicati due giorni, il primo alla carrozzeria, il secondo alla meccanica e il terzo alle moto. Quest'anno invece ci sarà il primo sempre alla carrozzeria e al restauro in generale, la seconda invece alla meccanica, perché abbiamo direttamente dal Politecnico di Bari il responsabile e dirigente del settore meccanica. Ok, io per ora vi ringrazio, vi devo chiedere per la privacy se mi autorizzate a divulgare questo su Facebook, YouTube, eccetera. Vi linkerò e vi ringrazio e grazie anche per le emozioni che mi avete dato. Grazie mille.